Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, eccoci qui a preparare un altro beauty da viaggio, più beauty da viaggio. Dopo quelli della montagna, prepariamo anche quelli per il mare. Se vi piacciono i video su beauty da viaggio, ho pensato, perché no? Io di solito li apprezzo molto, mi piace guardarli, quindi ho pensato di farvi anche la versione mare. All'incirca i beauty saranno strutturati allo stesso modo, cambieranno solo un po' i prodotti e oggi li prepariamo proprio insieme perché sono un po' in ritardo coi tempi e quindi per avvantaggiarmi anche io ho deciso di registrare nello stesso tempo fare proprio anche il beauty e ho tirato fuori tutti i prodotti che penso mi servano, che voglio portare e li andiamo a mettere insieme così poi via, vanno in valigia, spero di non dimenticare nulla, ma anche fosse in realtà non è questa gran tragedia perché sappiamo che portiamo anche più del necessario e insomma non vado in mezzo al deserto, anzi tutt'altro, quindi direi che se anche mi dovesse servire qualcosa lo posso prendere poi lì facilmente. Però insomma le mie cosine mi piace averle con me, soprattutto per quanto riguarda la skincare, non voglio lesionare con i prodotti perché la skincare io anche in vacanza la faccio sempre costantemente, proprio non riesco a non fare la mia skincare, quindi devo avere i miei prodotti, mentre per il make-up sarà la stessa pochette, ma cercherò di portare qualcosina meno rispetto alla montagna perché poi io in vacanza mi trucco veramente poco. Se con la skincare non cambia quasi nulla rispetto a casa, col make-up invece molto meno, anche perché vado al mare, quindi insomma non è che passo la giornata a truccarmi. Allora, partiamo dal solito beauty che utilizzo per la skincare, lo stesso che ho portato in montagna, questo di Look Fantastic perché è comodo, plastificato, quindi non si può rovinare anche se si mette in bagno, se schizza dell'acqua, qualsiasi cosa. Allora, partiamo dalla detersione, fondamentale, quindi non posso non portare un po' di prodotti per essere certa di potermi detergere bene la faccia e porto due acque micellari, una bifasica, questa di La Roche-Posay, questa la utilizzerò solo per il viso perché per gli occhi non riesco a utilizzare prodotti bifasici, tendenzialmente, magari farò un tentativo ma faccio veramente fatica. Invece questa di Lancôme con estratto di rosa, sempre in piccola taglia, non è bifasica, quindi conto di utilizzarla anche per gli occhi, perché altrimenti devo portarmi proprio il mio struccante occhi, volevo evitare. Quindi diciamo che porto loro due. Poi anche per i detergenti ho abbondato in realtà, perché ho preso la Travel Size del Clinique con la About Clean, questa mousse detergente che mi hanno dato in omaggio in montagna in profumeria, però una di voi mi ha detto che è tremenda questa mousse, quindi vabbè. La porto, però se non mi dovesse piacere comunque altre soluzioni, questo detergente di Plein Air Rose Jelly Gentle Makeup Remover, sono 30 ml, teoricamente mi dovrebbe bastare per tutta la vacanza, però mattina, sera, non si sa mai, porto lui e diciamo che nel caso proprio il Clinique non riesca a utilizzarla, ho anche questo detergente di Origins, il Checks and Balances, che è una certezza per me perché questo è veramente ottimo. Questo l'ho già utilizzato l'anno scorso e mi piace tantissimo. Forse un po' troppi. Sì, i detergenti forse sono un po' troppi, però vabbè. Allora, tonici, uno per la mattina e uno per la sera. Per la mattina Pixi Vitamin C Tonica, questa piccola taglia, già utilizzato in montagna l'altra piccola taglia, mi è piaciuto tantissimo, questo lo vorrei acquistare in full size. E per la sera ho pensato di portare il Calendula Extract Toner di Kiehl's, che avevo già provato in un campioncino e mi aveva impressionato positivamente. Senza alcol, dovrebbe essere delicato, quindi so anche la pelle un po' stressata, questo dovrebbe andare bene. Poi, stesso discorso per i sieri mattina e sera. Per la mattina, sieri alla vitamina C. Allora, qui ho recuperato tre sieri che hanno un formato piccino, ecco. Ora, però tutti e tre mi sembrano un po' troppi. Questo di Youth to the People è bello piccino, sono in realtà 8 ml. Con 15% di vitamina C, caffeina, è sottile, quindi ci sta bene. Poi, tra questi due, in realtà questo l'ho già iniziato, poi è una full size da 30 ml, ma il pack piccino in plastica, quindi avevo pensato di portarlo, anche perché appunto ho iniziato a usarlo a casa, però in realtà questo è bifasico, rimane un po' più oleoso, quindi va bene anche con la stagione un po' più fredda in realtà questo prodotto, quindi posso lasciarmelo per casa, dai. Facciamo che porto il Clinique. Poi
Poi altri sieri invece anche per la sera, piccole taglie del siero Capture Total di Dior, due sieri di questo di Lancôme, l'Advanced Genifique, anche questo già usato in montagna, portato in montagna, perfetto per la sera, un po' lattiginoso, lineativo, amato molto. Poi contorno occhi, allora per il giorno Brightening Eye Cream, piccola taglia di questo di Sephora Collection, l'avevo portato anche in montagna ma questo poi non l'ho utilizzato, quindi lo porto al mare. Ottimo, già lo conosco, un contorno occhi che amo. E poi ho trovato questa piccola taglia di contorno occhi Capture Total di Dior. Quindi porto anche lui. In realtà sono indecisa se portare anche il contorno occhi di Equilibra che sto utilizzando per la sera, perché questo sarebbe il contorno occhi per la sera. Non so se mi basta, quindi nel caso dovrei aggiungere lui. Poi invece come creme viso, queste sono creme viso senza protezione solare, quindi andrebbero sotto la protezione solare al mattino o per la sera. Porto sempre la piccola taglia di questa di Kiehl's, la Centella Sensitive Cheek Cream, che non ho avuto modo di usare poi in montagna, però me la porto dietro piccina e dato che è appunto lenitiva, è perfetta se dovessi avere sempre la pelle un po' stressata, qualche rossore. Poi mi porto come creme, appunto, vorrei tutte texture comunque leggere, sia per il giorno che per la sera, anche per il giorno, appunto, se magari voglio utilizzare una crema da mettere sotto la protezione solare, perché le protezioni solari che porto non fanno anche proprio da trattamento. Quindi porterei la piccola taglia della Gel Sorbet di Clarins Hydra Essentials. Mi attira molto, sembra interessante. Dovrei metterli bene per farci stare tutto. Poi queste due piccole taglie della crema Acqua Gelli, sì, Cooling Acqua Gelli di Clear Start. Dovrebbe essere rivenduto su Douglas. Sembra interessante perché è effetto fresco, c'è proprio idratazione leggera. Quindi portiamo loro due. Sono già un po' troppe. Poi ho preso anche la Ginseng di Origins, questa crema energizzante. Mi sembra di averla già provata questa, mi era piaciuta molto. E poi in più avrei anche questa di Ren, questa crema protezione da giorno. Questa l'avevo portata anche in montagna, poi non l'ho utilizzata. Avevo portato anche la piccola taglia della Moisture Surge 72 ore di Clinique, che anche non avevo utilizzato. Però io questa volevo portarla perché secondo me è perfetta alla sera. Dà quella giusta idratazione senza appesantire. Una crema che amo molto. Il problema è che questo essendo tondo mi occupa un po' più di spazio, vediamo se riesco, vediamo se ci sta anche quella di Ren, la metto, altrimenti la tolgo. Poi come burro labbra porto il lip butter di Essence, questo col 10% di olio di cocco che mi sta piacendo molto, è piccolino, è comodo e lo porto via. Basta, direi che ci siamo, aggiungo il mio pannetto che porto via di Barbie per lavarmi la faccia. Ci sta tutto perfettamente, ottimo. Quindi sono un po' di campioncini, però vabbè, mi sento più tranquilla ad avere tutti i miei prodottini skincare e poi mi piace perché è anche un modo per provare appunto tutte queste mini taglie che poi durante l'anno magari mi dimentico anche un po' di avere. E bene, dai, il primo beauty fatto. Allora, anche qui ho recuperato le mie due solite pochette che utilizzo più per i prodotti corpo, capelli, protezioni solari e pensavo di dividerle in modo che in una ci possa mettere tutti i prodotti corpo, dalle protezioni solari, creme, acque profumate, tutti i prodotti corpo e nell'altra invece le varie altre cose, capelli. Quindi vediamo un pochino, mi sono messa qui tutti i prodotti, speriamo di farci stare tutto. Perché poi in realtà per il mare ho bisogno anche di, in realtà da questo punto di vista più cose, per i beauty della montagna, mentre è più facile la valigia a livello di vestiti, perché per la montagna non sapevo veramente cosa portare, perché col tempo lì è un macello. Allora, partiamo da, vabbè, prodotti per i denti, che in questo sacchettino ho messo lo spazzolino portatile che vi ho già mostrato nell'altro video con il mio colluttorio, quello che è rimasto dal viaggio in montagna e lo metto qua. Poi, prodotti capelli. Allora, per quanto riguarda lo shampoo, porto via le piccole taglie di questo che avevo già portato in montagna, ne è rimasto poco, però lo termino. E come piccola taglia ho
invece nuovo questo di Biopoint, shampoo delicato con vitamina ACF, ultramorbidezza, tutti i tipi di capelli, 5 azioni. È un po' che non utilizzo a casa dei prodotti di Biopoint, li ho utilizzati per tantissimo tempo, mi sono sempre piaciuti molto e avevo preso poi questa piccola taglia da viaggio e quindi come shampoo mi porto loro due. Mentre per quanto riguarda discorso balsamo maschere, mi porto questa di Espa, che è la Scalp Mud, proprio un trattamento intensivo per nutrire i capelli. Questa l'avevo portata in montagna e non l'avevo utilizzata, quindi la riporto al mare. E mi porto poi anche, perché sicuramente poi al mare si lavano di più i capelli, mi porto anche per sicurezza questa maschera di Cocoa Eve Like a Virgin, che è sempre una maschera super nutriente al cocco, che tra l'altro era da un po' che vedevo lì nelle piccole taglie, mi incuriosiva e non l'avevo ancora utilizzata. E infine, come prodotti capelli, porto ovviamente lo shampoo secco di Batiste, sempre lui lo porto avanti, l'ho già iniziato. Come spray per capelli, pensavo invece di portare proprio questo per fare le onde di Hawaii. Hawaii. Mi è rimasto questo qui come piccola taglia e porto lui, vediamo com'è. Visto che al mare ovviamente li lascia al naturale, ma in realtà ormai li lascio al naturale quasi sempre anche a casa, non, li sto quasi più piastrando. C'è stato un periodo della mia vita dove piastravo sempre i capelli, li lisciavo sempre. Adesso invece mi sono abituata a vedermi anche col capello mosso, sì, un pochino più ondulato. Poi non è proprio più mosso come una volta, un tempo li avevo molto più mossi, però ecco, non utilizzo più molto le piastre. E poi come spazzola mi porto la mia Tangle Teaser, eccola qui. Quindi come prodotti capelli direi che ci siamo. Poi qui direi che ci metto le protezioni solari e come protezioni solari, però in questo caso viso, mi porto il fluido antimacchie Super UV di Garnier, questo che è già iniziato, dato che sono già tutti iniziati, ne porto tre per sicurezza. Mi porto poi questo di Vichy, il Capital Soleil UV Age Daily. Questi due sono fantastici, leggerissimi, li sto letteralmente adorando. E in più invece nuovo mi porto questo di Corfe, il 365 Protection. Mi avete detto che non è leggerissimo, quindi voglio provarlo, magari appunto lo utilizzo proprio al mare dove magari le texture un po' più corpose sono anche meglio perché resistono un po' di più al sudore, ai bagni e poi non truccandomi, anche se è un po' più pesante, va bene, dai, lo porto al mare. Quindi come protezioni solari viso loro tre. Poi qui vorrei metterci, allora ci mettiamo anche la mia solita mollettina che mi torna sempre utile. Poi creme mani, allora ho già questa in utilizzo di Clinique che mi sta anche piacendo molto, la Deep Comfort, però questa me la tengo proprio in borsa, quindi la metto a parte, non la metto nel beauty. Nel beauty invece vado a mettere queste due travel size. Con le creme mani voglio essere sempre sicura perché le utilizzo molto, non, se mi sento le mani secche ho sempre bisogno della crema mani. Questa è di Biotherm Invigorating Blend, questa taglia da 30 ml, quindi in realtà poi ce n'è comunque per essere una crema mani. Questa l'avevo trovata ancora anche lei nel calendario. E questa di Panier de Sen, questa crema mani lenitiva all'olio di mandorla, mi sembra. E portiamo anche questa. Basta, direi che come crema mani ci siamo. Poi mi porto, dimenticavo, per la protezione solare anche lo stick, questo è il Barry Sun di Uriage, che è quello che ho preso quest'anno, e anche lui però lo vado a mettere poi in borsa, perché questo mi può servire sempre. Allora, per quanto riguarda il discorso smalto, sulle mani ho messo questo colore naturale, questo bianco latte, proprio perché sulle mani ho paura che mi si rovini decisamente più in fretta che sui piedi, dove invece l'ho messo rosso, e quindi ho pensato che questo è anche più pratico andando via, se anche si rovina un pochino si nota meno, e comunque mi porto gli smalti poi per ritoccarli se si dovessero rovinare un po', e questo è il colore più facile da riapplicare. Allora porto il rimuovi smalto, questo solito di Kiko che ha la spugnetta all'interno, quindi si infila il dito e si rimuove lo smalto. Non porto quello per i piedi che avevo preso anche in montagna perché tanto considero di ritoccarlo, ma non andrò a toglierlo sui piedi. Porto però, vabbè, una base
questo fa base top coat sempre d'emergenza, se proprio dovessi rimuoverlo totalmente sulle mani. Poi come colore per ritoccare o rimettere lo smalto porto questo, che è sempre, vedete, un colore, un bianco chiaro, Ballet Rose 28 di Gerards, mi piace molto, non è proprio lui, perché questo sono andata a farmelo mettere perché altrimenti non avrei avuto tempo neanche di farlo asciugare, con i bambini un disastro, quindi ho detto vabbè, per il mare me lo vado a far mettere, però questo mi sembra comunque un colore che se vado a ripassare va benissimo, mi piace molto, comunque in generale questo me lo applico io da sola, è uno dei miei colori nude preferiti. E invece di rosso porto questo di Mavola, che è anche piccino, il 187 Roma, mi hanno messo un rosso abbastanza classico, quindi questo dovrebbe andare bene sempre per ritoccare. Basta anche con il discorso unghie. Poi io aggiungo qui all'interno queste salviette lavaocchi di Iridil, che utilizzo appunto per pulirmi gli occhi, che mi possono sempre servire quando anche l'occhio è un po' più irritato, me le vado a pulire con queste, e quindi me le porto dietro questa volta e basta, direi che ci siamo, qua si chiude tutto. Vediamo adesso di riempire la pochette con i prodotti corpo e vediamo se mi servirà qualcos'altro. Avrei anche qui la forbicina che io terrei però in borsa, perché può sempre servire la forbicina anche in borsa. Adesso vediamo. Allora, prodotti corpo, quindi solari corpo. Mi porto la protezione solare di Garnier, quella uscita quest'estate, l'Advanced Sensitive Serum 50+, questo nuovo siero protezione solare che spero sia leggero. Mi piace da matti il pack, è bellissimo, veramente bello. È proprio nuovo, quindi mi dovrebbe bastare per la vacanza. Per i ritocchi vado a utilizzare sempre di Garnier, stessa linea, Advanced Sensitive 50+, è praticamente il suo fratellino in versione spray, questo lo sto già utilizzando. Con il caldo proprio umido tremendo questo mi risulta già leggermente un po' pesantino, ma ad esempio in montagna dove non c'era assolutamente umidità si stava meglio, questo l'ho adorato, quindi è un buon prodotto. Poi quando fa caldo caldo non si vorrebbe nulla sulla pelle, però devo dire che in questi giorni si sta un pochino meglio. Poi mi porto i prodotti che ho acquistato di Bottega Verde, che vi ho mostrato nel video haul, l'acqua corpo solare spray Sol Cocco, questa acqua corpo che è proprio indicata per il giorno perché non contiene assolutamente alcol, è una delle poche acque solari che ho trovato proprio senza alcol, infatti loro la mettono sotto la categoria solari. E porto anche la piccola taglia che adesso andrò a mettere poi in borsetta, e pensavo poi quando scendo giù al mare vado praticamente a travasare il prodotto in questa piccolina da 50 ml, così anche la borsa mare mi pesa meno. Poi ovviamente io mi porto tutto questo flacone che mi occupa un sacco di spazio, però mi serve, e questa la vado a mettere già in borsetta. Poi ovviamente mi porto questa crema corpo, l'ozzolante corpo con olio di cocco della linea Cocco Bello, uscita proprio quest'estate di Bottega Verde, quindi estremamente estiva, sono 100 ml di prodotto, non sono pochissimi, però sapete com'è, poi al mare si fanno docce tutti i giorni, quindi io per sicurezza mi porto anche questa di Sephora Collection al mango. Questa è già una full size un po' più grande da 200 ml, però la porto perché in realtà volevo provarla anche proprio qui a casa, non ho ancora fatto in tempo, niente, me la porto al mare e sono curiosa di provarla. Speriamo che la profumazione sia buona, devo dire che l'acqua profumata era sempre al mango, mi sembra, di Sephora Collection, mi è piaciuta tantissimo, la profumazione era proprio bella, invadente, sul momento, proprio piena, mi è piaciuta davvero tanto. E poi mi porto, vabbè, dei campioncini giusto di qualche profumino per la sera, Guerlain Acqua Allegoria Neroglia, questa non l'ho mai provata, ne ho provate altre due di Acqua Allegoria, proprio comprate in full size, una mi era piaciuta molto, l'altra un po' meno, vediamo come questa. Poi questi campioncini di profumi di Sephora Collection che non ci sono più, ho visto che sono esauriti sul sito, non penso che proprio li vendano più, Do Not Drink, mandarino e matcha e jasmine e rosa, mi sembrano abbastanza estivi. Qui altro campioncino, insomma qualche campioncino così per avere qualche profumo, qui siamo molto molto tirati, se si chiude è andata, se non si chiude è un problema, non ci credo, ce l'ho fatta. Ci sono stati tutti i prodotti, wow, eccoli qua, oh, benissimo, dai, con fatica perché siamo proprio al pelo, però
Non sono andata oltre, questo è il limite massimo proprio di pochette che voglio portare, anche perché ovviamente manca ancora quella del make-up. Allora, adesso vediamo il contenuto della pochette make-up, che è la solita nuova di Charlotte Tilbury, in realtà qui ho già messo tutti i prodotti all'interno. Mi sono dimenticata immancabile la lametta, il rasoio per i ritocchini, soprattutto al mare, quindi questa adesso poi la vado ad aggiungere. Volevo però mostrarvi un attimo anche il contenuto di queste piccole pochette che metterò in borsa e poi andranno anche nella borsa mare. Ovviamente, come vi ho detto, metto in borsa questa piccola acquacorpo spray solare. Devo dire che è un formato veramente molto molto comodo poi in generale per metterci, non so, qualche mist, qualche spray. Poi stavo aprendo questo nuovo balsamo labbra di Pixi by Petra, nuovo ma in realtà ce l'ho da un po', voglio metterlo in uso. È un balsamo labbra colorato, sembra che abbia questo colore un po' rossiccio, sì, eccolo qui. Questi colori mi piacciono molto poi al mare, colore un po' fragola, visto che ho finito anche fragolina di Clio Makeup. Questo volevo metterlo in borsa come balsamo labbra colorato. Queste due piccole pochettine che vedete in realtà sono quelle che restano poi fisse sempre in borsa. Vi avevo mostrato il contenuto di questa perché lei è arrivata dopo nel video What's in My Bag, ma velocemente vi mostro. Forbicina. Poi piccolo pettinino che può sempre tornare comodo, poi ho dei cerottini, questi dei bimbi che possono servire così anche come quelli un po' più grandi, piccola limetta delle unghie di Essie, piccolo pennellino questo di Chanel dato in dotazione con il prodotto Eau Détente, che tra l'altro è comodissimo per applicare quella tipologia di prodotti, piccolo pennellino per le polveri di Kiko, troppo delizioso, mini pinzetta per le sopracciglia, le ho fatte le sopracciglia, non so portare altro, mi porto solo questa piccolina proprio se voglio ritoccare, poi non è che sto a mettermi a fare le sopracciglia, e poi il profumino di emergenza Arol che ho qui. In questa pochettina di Accessorize invece ho messo lo stick di Uriage, perché questo rimane sempre in borsa, la crema mani di Clinique, questo è un gel detergente perché non è igienizzante di Mercy Andy, mentre quello igienizzante ce l'ho proprio già in borsa, e un nastro per capelli, di emergenza questo mi torna sempre utile, poi un po' di salviettine Vedo Chiaro per pulire gli occhiali, immancabili con PID perché io con i piedi che mi ritrovo anche con la scarpa più comoda del mondo posso sempre avere male ai piedi e quindi queste mi tornano molto molto utili. Poi magari quando sono al mare vediamo cosa riesco a fare, adesso vediamo un po' lì com'è la connessione e tutto quanto, magari poi vi mostro un po' il contenuto anche della borsa da spiaggia, altre cose che proprio utilizzo di più al mare, boh, non so, fatemi sapere se poi le volete vedere, non so se su YouTube o su Instagram, vediamo. Vedete che questa volta rimane molto molto meno piena dell'altra volta, resta più morbida, si chiude con facilità perché mi sono accorta che delle cose portate in montagna ne ho utilizzate un terzo, quindi ho ridotto all'osso salvo per qualche categoria di prodotto che magari voglio utilizzare un po' di più, ad esempio per la base poco e nulla, nessun fondotinta, al mare non mi trucco, poi devo applicare protezione solare tutto il giorno quindi non ha senso mettere fondotinta o altro, ma in ogni caso non mi trucco al mare, e per la sera una cosa leggerissima, niente fondotinta, Brightening CC Serum di Batter. Questo è favoloso quando si vuole proprio un prodotto no make-up totale perché è un siero leggerissimo con una bassissima coprenza che uniforma giusto un po' l'incarnato, dà un po' di radiosità, è stupendo, lo adoro. Questo anche col caldo tremendo, ad esempio, una delle cose, poche cose che si sopporta. Poi, invece, per quanto riguarda i correttori, vabbè, io ho un po' la fissa dei correttori, quindi ne ho preso qualcuno in più, però tutti i prodotti anche qui proprio. Per lo più effetto no make up, l'unico vero e proprio correttore è questo di New Six, che però è una taglia piccina e quindi non mi porta via tanto spazio. Non portando un fondotinta, che ne so, magari mi viene un'imperfezione gigante, voglio un po' di coprenza in più. Qualsiasi cosa ce l'ho un correttore vero e proprio. Invece, questi sono tutti prodotti proprio anche qui: make up, no make up. Questo prodotto di Pixi ha la vitamina C, che magari andrò a mettere giusto l'unica cosa al mattino sul contorno occhi, proprio perché anche a base di vitamina C è solo proprio una cremina pescata che tonalizza un pochino l'occhiaia, nulla di più, ma non dà una vera coprenza, va giusto a illuminare un pochino, ma invisibile. Ecco, magari al mattino metterò giusto giusto solo lui. Poi
Wycon Eye Contour, questa è una crema che ha dei pigmenti colorati all'interno per il contorno occhi, un prodotto fantastico che secondo me Wycon dovrebbe mettere in linea permanente perché adesso ovviamente non c'è più perché era della collezione Golden Bold, proprio crema correttiva perfetta anche qui come prodotto che sembra quasi un ibrido tra make-up e skincare perché vi sembra di mettere una crema contorno occhi, ma questa leggerissimamente copre anche un pochino, ma è una cosa veramente molto naturale, quindi va bene sia per la sera in accoppiata con il Biterri, ma anche di giorno quando volete un make up no make up. Stessa cosa, Prep and Prime di MAC, questo highlighter Radiant Rose, è un prodotto leggerissimo, sapete che lo amo, effetto seconda pelle, praticamente invisibile, coprenza leggerissima, quindi ho queste due alternative da abbinare al Biterri e niente. Porto loro e nient'altro. Poi, come Ciprian, ne porto solo una, questa di NYX, non so perché in montagna ne ho portate due. Can't Stop, Won't Stop, perché anche la più sottile, l'adoro, opacizzante, levigante, ma non spessa, pesante. Poi era abbastanza sottile, quindi non occupa troppo spazio. E ovviamente, immancabile, il fondotinta in polvere. Ho messo in pochette questo della collezione Dolce Diva, nella tonalità 02 Porcelain. Perché ne ho anche, a parte quello che sto cercando di smaltire, che tengo ormai in borsetta, ne ho un altro di un'altra edizione, però nella tonalità 01 che risulta ancora più chiaro di questo. Quindi adesso in estate voglio iniziare a utilizzare questo, che è un pack tra l'altro stupendo. Questo per me è il pack più bello, questo della Dolce Diva era meraviglioso. Poi come bronzer porto due mini taglie. Anche qui ho le mini taglie perché non le ho portate via. Mi porto Terracotta di Guerlain, che è stupendo, perfetto proprio per l'estate con questo finish radioso, molto naturale, però non glitter o brillantini. È una polvere pazzesca, un bellissimo colore proprio per l'estate. E mi porto dagli alterno anche questa piccina di Dolce Gabbana, che anche è stupenda. Questo bronzer è meraviglioso. Sono due bronzer che veramente amo, ma perché porto poi la scatolina? Ma no, non la porto neanche, non ha senso. Poi, come blush invece ho usato un pochino di più perché sapete che amo il blush e insomma magari alterno un po' ogni giorno uno. Allora, come blush liquido porto il Puff Paint di Natasha Denona in questo colore rosso fragola meraviglioso. Poi è proprio un blush a siero che non fa spessore, lo sto utilizzando un sacco. In realtà ce l'ho in uso dall'estate scorsa, infatti questo è bello utilizzato ed è un blush perfetto proprio per l'estate come texture e come colore. Infatti porto via tutti i colori belli intensi che insomma sono belli da sfruttare al mare. Mi porto questo ombretto di Neve Cosmetics che mi piace utilizzare come blush nella tonalità, ecco, distruggiamola. Watermelon, colore anguria, ma in realtà è proprio più un fragola fucsia, ma è bellissimo, è un colore stupendo sulle guance, poi bello sottile, non mi occupa troppo spazio. Devo portare poi questo di Max Factor, il Cream Puff Blush Matte nella tonalità Cheeky Coral, perché questo è il perfetto colore che ricrea un po' l'effetto scottata dal sole, visto che io tendenzialmente cerco di proprio non stare al sole e quindi non è che tendenzialmente mi abbronzo, poi anche indirettamente un po' di colore si prende, però ecco, con questo posso ricreare anche l'effetto un po' scottata dal sole. E poi mi porto di Nabla Adult Solly, questo skin glazing, perché è proprio questo colore rubino radioso, che è perfetto, direi come colore sempre da utilizzare al mare, questo rosso rubino, bellissimo. Invece come illuminante diciamo che mi limito molto perché porto solo questa piccola taglia dell'illuminante di Illa Masca. Basta, porto solamente questo. Non sento l'esigenza, insomma, di star lì a portare altri illuminanti, anche perché magari metto anche già un blush luminoso radioso. Poi, come palette occhi, porto la mini retro di Natasha Denona, che sto anche cercando di sfruttare nel progetto di smaltimento, me la porto via anche perché ha questi colori shimmer chiari, luminosi, insomma, che mi piacciono. Questa è la cialda che salva un po' la palette perché tutto il resto sapete che non dura granché sul mio occhio. Però ecco, così la porto avanti. Poi arriviamo al capitolo prodotti labbra, che insieme ai blush è sempre il mio
pallino più grande, però come mascara porto due piccole taglie, il Monsieur Big di Lancôme, che è bello piccino, e questo di Rare Beauty, sembra che si chiami One Stroke, perché è abbastanza in dirittura d'arrivo e quindi voglio ormai terminarlo. Qui ho messo anche i soliti pennelli che porto via, gli stessi che ho portato anche in montagna, questi due occhi, questo in realtà poi lo utilizzo anche per l'illuminante, questo per i prodotti in crema, liquidi, correttore, sì, lo posso mettere anche con le mani, però ha un formato travel, anche se in realtà era venduto come full size, e questo di Catrice, di un'edizione dell'estate scorsa, che è perfetto invece per tutte le varie polveri. Ormai mi trovo bene con questi pennelli, non so neanche a portare la blender perché tanto non porto, non metto il fondotinta. Prodotti labbra sono quelli che mi hanno fatto riempire un pochino di più la pochette. Ne ho messi un po' diversi al solito perché mi piace alternarli. Allora, Natural Lip Perfector di Clarins, in realtà questo lo sto tenendo in borsa, quindi questo poi andrà proprio anche nella borsa mare, perché è un prodotto che mi piace proprio applicare così durante il giorno, fa queste labbra belle lucide, idratate, è bellissimo, veramente lo adoro. Gloss di Fenty che ho in utilizzo, questa mini taglia Toffee Tease, questo anche magari poi lo metterò in borsetta o nella borsa mare perché poi lo andrò a riapplicare, vediamo, poi nel caso appunto ve la farò vedere. Porto un lip oil, sempre per andare a idratare le labbra, è vero che ho messo il lip butter di Essence, però anche un lip oil, insomma mi piace averlo, porto questo di Essence di una edizione limitata, Pumpkin Pretty Please, questi li amo perché mi fanno un bel colore sulle labbra, questi prodotti labbra. Ecco, questi li applicherò sempre anche durante il giorno anche al mare, l'unica cosa che metto, se vogliamo, proprio di make-up. Poi mi porto il balsamo labbra Liptoi di Mulac nella tonalità 01, che è proprio un nude caramello, quindi se voglio la tonalità nude ho lui. Questo come nude ho messo il Pixi in borsa come balsamo labbra sul rosso, però voglio portare anche questo di MAC, di una edizione limitata, bellissimo, era primaverile, Flower Welcome, è la tonalità che penso comunque esista anche in gamma permanente, visto che appunto ho finito Fragolina di Clio Makeup, metto in uso adesso questi due come balsami labbra colorati rossicci che sono perfetti per l'estate. Poi, come rossetti in bullet, mi porto questo di Maybelline, il 540 Hollywood Red, che ha un colore che io letteralmente adoro, amo, lo trovo stupendo, è bellissimo, è proprio il mio rosa intenso con una punta di ciclamino, è bellissimo. È una formula morbida, cremosa. Quindi magari lo metterò anche qui di giorno, perché poi se si va a mangiare ovviamente va via. E volevo portarmi come matte in stilo, in bullet, la Limited Stilo numero 13 di Kiko, che ha un colore pazzesco, bellissimo, in estate, al mare, guardate che bello, l'unica cosa è che mi si è rotto il bullet all'interno, quindi si gira, devo stare un po' attenta, però dai, è un colore stupendo. Quindi ho sia il bullet matte, che è cremoso, poi due rossetti liquidi, questi per la sera, questo di Kiko nella tonalità 07 di questa linea Lasting Matte Veil, che poi hanno anche ampliato, no ma guardate che colori spaziali, e questa è una formula anche che mi piace, per essere un rossetto liquido lo trovo confortevole, insomma non mi secca tremendamente le labbra, poi in questo periodo non ce le ho estremamente secche, Liquid Love di Clio Makeup, tonalità Mama Not, altro colore. Bellissimo, e anche il Liquid Love sapete che li amo, li ho in mille colori. Infine mi porto questa tinta labbra di Fenty, che però non vado a svuociare perché poi per rimuoverla un macello, nella tonalità My Type, questo rosa sempre intenso ciclamino che se messo proprio a colore pieno è un po' too much, ma poi è comunque bellissimo, però magari per il giorno poi lo vado a tamponare e mi resta la tinta labbra, anche se vado a pranzo, insomma è perfetto, quindi mi porto anche lei che adoro. E basta, con questo ho anche tutte le mie varie opzioni di prodotti labbra, poi sicuramente quelli che utilizzo sempre di più sono i poi il balsami labbra, questi a go-go, però un po' anche i rossetti sicuramente, diciamo che è l'unico prodotto make-up che considero proprio di utilizzare di più, perché poi potenzialmente non è che, ripeto, mi truccherò, sarò abbastanza struccata. Bene, abbiamo finito. Questo è tutto per quello che riguarda i miei beauty da viaggio per il mare. Boh, se avrò dimenticato qualcosa, magari ci aggiorniamo poi anche su Instagram. E niente, buone vacanze anche a voi, sia che partiate
o meno, insomma, buon agosto e vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Fuori video, perché nel terminare le valigie ormai sono praticamente finite, mi sono ricordata che stavo dimenticando la fascia skincare, importantissima, senza non riesco a fare la mia skincare. E c'è anche un'altra bustina che sempre tengo in borsa e che poi andrà probabilmente anche nella borsa mare. Allora, velocemente vi faccio vedere che cosa tengo anche in questa bustina. Specchietto, uno specchiettino, una mini sponge, poi ho qui un balsamo labbra di Lano Lips che non mi piace particolarmente, però quando mi capita e non ho altro utilizzo lui. Poi mini crema Cetaphil. Anche questa può sempre essere molto utile, se poi viene anche magari qualche particolare zona di secchezza. Ho messo il balsamo labbra con SPF 15, di Carmex, questo è l'unico con SPF che al momento, non mi dispiace perché non mi lascia in bocca quel sapore tremendo che mi hanno lasciato altri balsami labbra. Avrei voluto prendere quello di Eteria, ma esaurito su Pinalli e oltretutto adesso ordinarlo all'ultimo. Volevo prenderlo con, su Pinalli con uno sconto e esaurito e ordinarlo ormai da altri siti. È troppo tardi.